Bene, mi è stato chiesto, come da programma che dovrebbe essere già nelle vostre mani, di svolgere quest'oggi questa riflessione sul tema che ha per titolo Consumi e mercati, così è scritto, Maria Luce mi ha inviato quel messaggio. E prendo l'ora le mosse da questa considerazione. La storia del consumo, intesa come attività economica, oltre che come categoria culturale, è una storia prego, affascinante, molto interessante, intorno alla quale si sono accese, come potete immaginare, dispute teoriche non da poco per i riflessi pratici e concreti delle diverse teorie. Allora, la prima distinzione importante è quella che viene distinta, ecco, salve, buonasera. Viene distinto il periodo pre-capitalistico da quello post-capitalistico. Qui una nota a piedi pagina. Quando io parlo di sistema economico capitalistico faccio riferimento a un particolare modo di organizzazione dell'attività economica e della società che si afferma all'epoca della rivoluzione industriale, seconda metà del 1700 in Inghilterra. Nel dire questo, vengo anche, sono sempre nella nota, a chiarire quella che è una delle grandi confusioni che per colpa nostra dei professori, questa volta universitari, non voi, si sono caricati, e cioè la confusione tra economia di mercato ed economia capitalistica. Questo è l'errore più grave che si possa fare ai vostri ragazzi, ditegli queste cose, perché l'economia di mercato esisteva già da 3 secoli quando il capitalismo si afferma e comincia ad affermarsi nella Toscana e quindi nel resto d'Italia a partire dal 1300 e trova il suo momento di diciamo, massimo sviluppo all'epoca dell'umanesimo civile del 1400. Il capitalismo in senso proprio, non generico, comincia ad affermarsi nel 1600, ma soprattutto quando in Inghilterra scoppia la rivoluzione industriale. Quindi quello che occorre dire è che quella capitalistica è una particolare forma di economia di mercato, che oggi è quella dominante, perché da allora non ha avuto, ha avuto alternative, ma che ora oggi non sono più con noi, alludo al sistema sovietico, che rappresentava un modello radicalmente alternativo, ma con la scomparsa, dopo la caduta del muro di Berlino, non ci sono alternative. Però questo non vuol dire allora che l'economia di mercato capitalistica è il destino dell'umanità, perché così come è nata può anche evolvere, può trasformarsi, può cambiare e così via. Allora, torno, chiusa la parentesi, torno alla mia affermazione iniziale. Cosa ne è del consumo nell'epoca pre-capitalistica, cioè dire pre-metà 1700? Il consumo è visto come vizio e non come virtù. La virtù per eccellenza è la parsimonia, la sobrietà, quella è la virtù. Il consumo è visto come attività viziosa, tanto che l'Aquinate, cioè Tommaso d'Aquino, distingue il superfluum dal necessarium. Quindi il necessarium è tutto ciò che serve a mantenere in vita le persone, e questo è ammesso, ma è solo ammesso. Tutto ciò che va al di sopra del necessarium è superfluum, quindi vizio, e quindi qualcosa che va condannato dal punto di vista allora ovviamente morale e religioso, con le conseguenze che potete immaginare. Ovviamente in questa lunga stagione ci sono state delle eccezioni. Una delle eccezioni è quella degli umanisti civili nella prima parte del 1400. Gli umanisti civili, e lì si vede la cifra di questi soggetti, capiscono che questa concezione del consumo come attività di per sé negativa, e infatti nel linguaggio popolare cosa vuol dire consumare? Consumare vuol dire distruggere. Dici, stai consumando il vestito che stai indossando, che vuol dire lo stai distruggendo, fra un po' non ce la vorrai più. Anche oggi c'è nella mentalità comune questo concetto, il consumo come opera di distruzione. Ecco, questa concezione, ripeto, viene avversata dagli umanisti civili, tanto che un umanista civile molto importante come Poggio Bracciolini di Firenze scriverà
metà del 400, questo bellissimo saggetto sul lusso. Apriti cielo, stavano per ammazzarlo. Perché lui inneggia, lui dice, i beni di lusso, che allora potete immaginare cos'erano, sostanzialmente tessuti e poco altro, hanno una funzione positiva, perché la produzione dei beni di lusso stimola la creatività degli artisti. Pensate, l'umanesimo viene prima del Rinascimento, quindi il grande risveglio al termine del Medioevo, eccetera, e soprattutto, diremmo oggi, crea posti di lavoro. Ma questa concezione viene subito avversata e messa a tacere. Tanto è vero che quando si arriva ancora al 1713, l'anno in cui Manville, in Inghilterra, era un inglese Manville, pubblica quel suo libro intitolato La favola delle api, The Fable of the Bees, La favola delle api, che è un libro fondamentale della cultura europea, bisogna almeno sapere che sia esistito. In questo libro, Manville, il titolo è La favola delle api, il sottotitolo è Rivelatore, e cioè Vizi privati, benefici pubblici. Dovete sapere che Manville, per aver avuto il coraggio di pubblicare a Londra nel 1703 questo libro, rischia di essere bruciato sulla piazza, ma poi per un accidente fortunato gli risparmiano le pecche, perché sviluppa esattamente questa tesi, che il consumo è positivo. È qualcosa che ci vuole, bisogna consumare in un modo o nell'altro, perché il consumo, che era stato sempre considerato vizio, si trasforma in pubblici benefici. Ora, e siamo nel 1713 in Inghilterra e viene avversato, questo per farvi capire come la concezione di cui sto parlando fosse molto incardinata. Bisogna aspettare quasi due secoli quando Keynes partirà proprio da Manville. Nella sua General Theory, teoria generale, Keynes parte da Manville, dice aveva ragione lui, gli altri non l'avevano capito, come dopo dirò, perché il moltiplicatore keynesiano, come voi sapete, è basato sulla domanda di beni, oltre che di investimento, di consumo, eccetera. Ecco allora il primo punto, l'attività di consumo è avversata. Voi direte perché? Perché la gente era stupida? No, bisogna sempre capire, far capire soprattutto ai giovani, le ragioni di certe posizioni che oggi ci appaiono datate e soprattutto prive di senso. La ragione è che prima di allora l'economia era un'economia di sussistenza. Sussistenza vuol dire che non era in grado di generare un sovrappiù, e quindi vuol dire che gli output erano sostanzialmente uguali agli input. Quindi non c'era un sovrappiù. Allora se voi vivete in un contesto in cui non c'è produzione di sovrappiù, qual è l'unica raccomandazione che resta? Di essere sobri, di mangiare il necessario, perché se uno mangia di più vuol dire che qualcun altro mangia di meno. Se io sciupo o spreco avrò meno per altri scopi e così. Quindi questa concezione che, come dicevo, persino uno come San Tommaso, che non era certamente uno sciocco, aveva accreditato, è dovuta alle ragioni storiche e contingenti, che li sono legate esattamente a questo. Cosa avviene con l'avvento della rivoluzione industriale? Un cambiamento di fonte, perché la rivoluzione industriale, come voi sapete bene, introduce per la prima volta nella storia dell'umanità un sistema economico che genera un sovrappiù, e cioè dire che l'output, i prodotti generati, sono sia in valore sia in quantità superiore alle risorse che sono state necessarie per produrre. E allora qui si nasce un problema. Dove lo mettiamo questo sovrappiù? Perché il sovrappiù va utilizzato, perché nessuno lavora per buttare a mare il sovrappiù, anche perché il processo produttivo si arresterebbe. Ecco allora che con l'avvento della rivoluzione industriale l'attività di consumo cambia e diventa la virtù per eccellenza. Mentre prima era il vizio, diventa virtù. Però qui bisogna distinguere, come dire, due sottoperiodi. Il periodo che va dalla rivoluzione industriale alla fine dell'Ottocento e il periodo successivo. In questo primo sottoperiodo, qual è la destinazione privilegiata del sovrappiù? L'investimento. Perché? Perché all'inizio della rivoluzione industriale è chiaro che le imprese devono investire. Investire vuol dire creare macchine, capannoni, eccetera. E quindi c'è bisogno che il sovrappiù non venga destinato ai beni di consumo, ma ai beni di investimento.
che ha studiato David Ricardo, il grande economista inglese dell'inizio dell'Ottocento, il primo grande economista che ci ha fatto capire la natura profonda della rivoluzione industriale, questo lo capisce molto bene. C'è alcune sue pagine che poi Marx riprenderà, perché Marx è allievo di Ricardo, sulla figura del capitalista. Dice: il capitalista è più povero dei suoi operai, ed era vero, perché il capitalista allora doveva andare a lavorare un'ora prima degli operai, perché doveva predisporre gli attrezzi, il macchinario, perché altrimenti gli operai arrivavano a certa ora non avrebbero potuto. Ed era quindi, dirà poi Marx, il custode o il guardiano del capitale. Come dire, non può permettersi lui di vivere una vita agiata, perché deve provvedere all'accumulazione del capitale. Questo, dicevo, avviene sino verso la fine dell'Ottocento. Con la fine dell'Ottocento ci si rende conto che il processo di accumulazione capitalistica non è più sufficiente ad assorbire il sovrappiù, perché nel frattempo la produttività è aumentata, l'aumento della produttività fa aumentare il sovrappiù. Allora, nella prima fase questo sovrappiù era necessario e anche sufficiente per provvedere alle esigenze dell'accumulazione, ma dopo un po' è chiaro che non è possibile, ed è allora in quel contesto che viene fuori il consumo dei beni di consumo. Bisogna che la domanda effettiva, come la chiamerà Keynes, non possa essere limitata solo ai beni di investimento, ma anche ai beni di consumo, al cibo, al vestiario, alle case, tutto ciò che noi oggi chiamiamo appunto consumo. E direi che c'è un evento che rappresenta una sorta di spartiacque tra il primo e il secondo sottoperiodo, ed è la Esposizione Universale di Parigi. Siamo al 1895. L'Expo, che celebriamo fra qualche mese, è la e direi l'ultimo anello di questa catena che è cominciato nel 1800. E l'Esposizione Universale di Parigi è veramente qualcosa di straordinario. Dopo ci sarà quella di Londra, poi quella di Berlino e via discorrendo. E qual è lo scopo? Lo scopo è quello di evidentemente far conoscere a tutti i cittadini la possibilità che loro hanno di acquisire con il loro potere di acquisto i beni di consumo che il sistema è in grado di produrre. Ora, ai fini del nostro discorso, cos'è che è importante sottolineare? Questo, che come si fa a far aumentare la domanda di beni di consumo? Perché per aumentare la domanda dei beni di investimento, come diceva Riccardo e poi Marx, non c'è problema. Basta fare affidamento sulla capacità acquisitiva dei capitalisti. Cioè il capitalista, il proprietario, il padrone, come si comincerà a dire, è ovvio che deve allargare la base produttiva, deve comprare, quindi, e poi sono pochi. Ma se io devo far vendere oggetti vari, beni di consumo a masse sempre crescenti e distribuito sul territorio, come faccio? Ecco che la risposta è il marketing, nasce il marketing. Prima non era mai esistito il marketing, bisogna aspettare il nuovo secolo, l'inizio del Novecento. E il marketing in questa prima fase ha una funzione sostanzialmente di informazione. Ecco a cosa serve la pubblicità. Non so se voi avete visto questi cataloghi, il primo manifesto di pubblicità appare dopo l'Esposizione di Parigi alla fine dell'Ottocento. Ed erano anche belli, perché erano fatti da artisti. Adesso sono fatti da disegnatori meccanici, ma loro chiamavano, erano belli, però erano di una, come dire, ingenuità, del tipo, vedete, questo prodotto ha queste caratteristiche, usatelo, vi renderà belli, vi renderà in salute, qualcosa del genere. Ma lo scopo è fondamentalmente, dicevo, di informazione. Perché? Perché altrimenti le persone che per secoli erano state bombardate dall'idea che consumare era quasi un peccato, un vizio, avevano bisogno di cambiare le mappe cognitive. Ed è così che a partire prima dall'Inghilterra, poi dagli Stati Uniti e via via anche da noi ci vorrà ancora un po' di tempo, che si diffonde, non per nulla la parola marketing è una parola inglese, e che ha la radice di mercato, che vuol dire bisogna portare le merci, i beni, i servizi, i prodotti a mercato e invogliare il consumatore a farne oggetto. Questa,
considerazione viene rafforzata dalla teoria keynesiana quando, dopo la grande crisi del 1929, Keynes scriverà alla sua General Theory. La General Theory ha questa caratteristica di spiegare come era potuto accadere che in un paese come gli Stati Uniti e poi l'Inghilterra si fosse venuta a determinare un calo di domanda effettiva. Ora, la domanda effettiva è la somma dei beni di investimento e dei beni di consumo. Voi ricordate la formula del moltiplicatore keynesiano, no? C'è la propensione al consumo, quindi è chiaro che, per far memoria, no? Il moltiplicatore keynesiano è 1 fratto 1 meno C, dove C piccolo è la propensione marginale al consumo. Quindi se la propensione marginale al consumo è 0,80, che vuol dire che il cittadino medio risparmia e consuma l'80% del proprio reddito e risparmia lo 0,20%, 1 meno 0,80 fa 0,2, 1 fratto 0,2 fa 5, quindi il moltiplicatore è 5. Quindi più alto è C, più alto è il moltiplicatore, perché se C fosse 0,90 anziché 0,80, il moltiplicatore sarebbe 10, che vuol dire che il reddito aumenta, ecco perché viene chiamato moltiplicatore, in base alla propensione al consumo. Dunque, la ricetta keynesiana di rimedio alla crisi del 29 è tutta qui. La crisi del 29 si è verificata perché per la politica, come dire, miope e testarda delle banche ed in generale coloro i quali si occupavano dell'attività finanziaria, non avevano capito che perché il capitalismo possa continuare ha bisogno che quanto è stato prodotto venga consumato, cioè venga acquistato. Ma se la gente non ha il potere di acquisto, non può consumare. E meno consuma, meno il reddito aumenta. E se il reddito non aumenta, disoccupazione, cose che oggi si sono verificate secondo un'altra angolatura e così. Quindi la proposta di Keynes è che bisogna tenere alto ad ogni costo la propensione. E voi sapete che Keynes, che era molto geniale, come tutte le persone geniali, parlava per metafore. E il linguaggio metaforico è molto efficace, però è pericoloso. Perché? Perché se chi ascolta non è molto intelligente e interpreta la metafora alla lettera è un disastro. A che cosa alludo? Al famoso apologo di Keynes che diceva: c'è disoccupazione in Inghilterra a causa della crisi del 29, il governo prenda gli operai disoccupati, li porti lì in quella specie di spiaggia che hanno nel sud, dia loro un badile, faccia scavare le buche e le faccia riempire. Tutti a scandalizzarsi, dice, ma questo è matto. E lui, appunto, parlando per me, voleva dire, non importa cosa gli fate fare, l'importante è dare potere d'acquisto, dare soldi nelle tasche, questi che sono disoccupati, con i soldi, mezz'ora dopo andranno ai negozi a comprare. E comprando terranno alta la domanda, le imprese torneranno a produrre e via discorrendo. Ma come già appunto vi dicevo, il linguaggio metaforico corre sempre il rischio di essere frainteso perché interpretato alla lettera, ma questo è un altro discorso. Ecco allora, vedete subito come quando si è passati da un'economia di sussistenza vuol dire incapace di produrre un sovrappiù, ad un'economia con sovrappiù, lo stesso fenomeno, il fenomeno del consumo, assume connotazioni diverse. Prima era un vizio, poi diventa una virtù. Questa situazione prosegue e riceve un'ulteriore, questa concettualizzazione dell'attività di consumo, un ulteriore mutamento a partire dal secondo dopoguerra. E quindi ci avviciniamo ai giorni nostri. Perché con il secondo dopoguerra ci si rende conto che l'attività di consumo, se non viene orientata, tende a destabilizzare il sistema, nel senso cioè che bisogna che i consumatori comprino quello che le imprese, cioè il lato della produzione, ha deciso di produrre. Cioè non basta più genericamente dire consumate, bisogna dire consumate queste cose, le automobili della Ford, queste altre, eccetera, perché diversamente il rischio del frazionamento della spese per consumo può destabilizzare il sistema.
Ecco perché il marketing, che dapprima aveva una funzione di informazione tramite la pubblicità, viene ad assumere un'altra connotazione, e cioè l'induzione consumo. Cioè vuol dire manipolazione. Bisogna manipolare la testa della gente, soprattutto dei giovani, che sono evidentemente più ingenui, meno protetti e bla 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 e così via. E come avviene la manipolazione? Attraverso quegli strumenti che noi conosciamo benissimo e che mettono in gioco la star del momento, alla quale si fa dire certe frasi, eccetera. E soprattutto questo mutamento genera quel fenomeno che si chiama consumismo. E il consumismo comincia nel secondo dopoguerra, prima non c'era. Perché prima il consumo era comunque legato a dei bisogni, magari bisogni di lusso, non più il bisogno di mangiare e di assistenza primaria, però erano sempre bisogni, quindi avevano una base oggettiva. Ma quando i volumi della produzione diventano molto alti e le esigenze di profitto delle imprese sempre più impellenti, è chiaro che legare il consumo ai bisogni, sia pure evoluti, non è più sufficiente. Bisogna allora manipolare. E manipolare vuol dire: io ti devo far credere che tu hai bisogno di comprare ogni 3 anni una macchina nuova, hai bisogno di comprare ogni anno un vestito nuovo. Sto banalizzando, ma voi mi capite. Ed è allora in questo contesto che il marketing diventa uno strumento che va a toccare la dimensione culturale. Quando io dico ti manipolo la testa, il tuo modo di pensare, tocco la dimensione culturale. E questo, voi capite, comincia a creare problemi. Uno dei primi a sollevare il problema, voi ve lo ricorderete, fu Veblen. Veblen era americano, sociologo, in parte anche economista. L'effetto Veblen, che viene sempre citato. Quando Veblen dice: ma perché la gente compra i cosiddetti beni di lusso? Forse che ha bisogno di... No, semplicemente perché qualcuno ha messo in testa loro che con quel consumo di quel tipo di beni viene a segnalare una propria, come dire, appartenenza di status. Ancora oggi si parla di consumo veblenesco per significare tu consumi quell'oggetto per significare e far sapere agli altri che appartieni a una categoria sociale che è preclusa agli altri. Quindi cominciate a capire che il consumo, da attività solo economica come era stato fino ad allora, diventa un'attività carica di significati sia politici sia sociologici e culturali, quindi si arricchisce. Ecco perché studiare oggi il fenomeno del consumo è molto più delicato che non nel passato, eccetera. Ora, la teoria economica è sguarnita. Perché la teoria economica che noi ancora insegniamo e troviamo nei testi è vecchia come il cucco, perché è ancora quella della rivoluzione marginalista, 1871-1873. Nel 1871-1873 si stava arrivando all'esposizione di Parigi, capite? Eravamo nel ciclo precedente. Tutta la teoria dell'utilità marginale decrescente, cioè, oggi non vale un fico secco, perché non spiega più. Perché quella era legata all'esistenza del bisogno. Come troviamo nei nostri libri, non proprio tutti, perché ci sono anche quelli che si aggiornano, ma nella gran parte. Il consumatore è un essere razionale che ha un potere di acquisto limitato e una funzione obiettivo da massimizzare. Questa funzione obiettivo si chiama funzione di utilità. La funzione di utilità dipende dalla quantità di beni che io posso consumare per soddisfare i miei bisogni. Quindi tutta l'impostazione neoclassica marginalista che cosa presuppone? Che io consumatore conosca già quali sono i miei bisogni, sui quali esprimo delle preferenze. Io ho bisogno di mangiare, preferisco il pane ai grissini, capito? Ma nel momento in cui, come abbiamo detto poc'anzi, a partire dal secondo dopoguerra, il consumo acquista una dimensione manipolatoria e manipolativa, questo non ha più senso. Perché vuol dire che io i bisogni li acquisisco strada facendo, non li ho già. Quindi come faccio a impostare il problema canonico, no? Che noi scriviamo, massimizzare la funzione di utilità, U è la funzione di utilità che dipende dal paniere X, che è un vettore di beni, sotto il vincolo di bilancio. Il vincolo di bilancio è un vincolo di spesa,
cioè io non posso spendere perché il mio reddito non me lo consente più di Y soprassegnato. Questo è il tipico problema che poi, tradotto in termini geometrici, viene fuori secondo l'impostazione paretiana, questo è il vincolo di bilancio, questa è la mappa di indifferenza nel punto di tangenza, queste cose che ormai si sa. Ecco, ma tutta questa impostazione presuppone che il consumatore conosca già la sua funzione di utilità, cioè sappia quello che vuole. Ma noi abbiamo detto che non è più così oggi il consumo. Voi cosa credete? Che i giovani che consumano gli oggetti che vedete e che li volevano? No, non sapevano, solo che frequentando altri certi contesti, per effetto di imitazione e l'effetto Veblen, sono indotti a fare quello che fanno gli altri e via discorrendo e così. Questo per dirvi che noi ancora oggi ci troviamo con una teoria economica del consumo che è obsoleta. Ed è questo uno degli oggetti di critica che agli economisti del mainstream, sapete questa espressione, mainstream vuol dire dominanti, quelli diciamo ufficiali, vengono rivolte dai sociologi, gli antropologi, i filosofi, se voi economisti siete rimasti indietro, e hanno ragione, perché parliamo un linguaggio che non è più capace di fare presa sulla realtà. E quindi tutto questo apparato non spiega più. Non che non sia, che sia sbagliato, perché qui non ci sono errori, anzi, il rigore matematico è notevole, ma non è cambiata la realtà sottostante, perché questo apparato è Pareto, il grande Pareto vive tra fine 800 e inizio 900, Pantaleone uguale. Quindi in un'epoca in cui la natura del problema economico del consumo non era più quella appunto attuale. Ora, questo ha fatto sì che, ovviamente quando dico la teoria economica ufficiale intendo dire la gran parte, poi come sempre capita ci sono le eccezioni, ci sono filoni di pensiero alternativi che sia pure con alterni successi hanno cercato di... Uno di queste voci è quella di un economista che è stato subito emarginato, che si chiamava Nicolas Georgescu Reghel. Georgescu Reghel è rumeno d'origine, Georgescu Reghel, poi scappato in America dove appunto morirà nel 70, nell'81, quindi già un po' di anni fa. Ebbene, Georgescu Reghel in un lavoro del 1966 sviluppa una teoria del consumo di grande rilevanza, ma proprio perché critica l'establishment viene emarginato. E infatti ha una cattedra all'Università di Vanderbilt a Nashville, che è insomma un'università di serie C, eppure è un personaggio che e oggi viene riscoperto. Perché? Perché Georgescu Reghel, e sulla sua scia tanti altri dopo, è un tipo che introduce questa distinzione, la distinzione tra le due dimensioni della attività di consumo, la dimensione acquisitiva, come ormai si chiama, e la dimensione espressiva. Cioè, quando ognuno di noi consuma qualcosa, mette in campo queste due dimensioni. Acquisitiva vuol dire io acquisisco quel bene, perché io devo soddisfare una mia esigenza, quale che essa sia. Giusto? Cos'è invece la dimensione espressiva? Che con l'attività di consumo io tendo ad esprimere, ecco il punto, esprimere la mia identità. Cioè dire, noi andiamo a soddisfare i nostri bisogni identitari attraverso l'attività di consumo. E questa è una bella scoperta, interessante. Cioè, mentre prima si diceva io consumo perché ho fame, altrimenti muoio, consumo il vestito perché muoio di freddo, consumo la casa, eccetera, eccetera, si comincia a dire, guardate che con l'attività del consumo l'essere umano tende ad esprimere la propria cultura o la propria appartenenza identitaria. E quindi può accadere che non ci sia corrispondenza tra le due dimensioni. Ora, questa sua, direi, anticipazione è stata profetica. Ripeto, siamo nel 66, quindi ancora i tempi forse non erano maturi, ma è sempre così, le persone di un certo calibro giocano d'anticipo, anticipano.
Ma non ci vorrà tanto perché questo, ed è oggi quello sotto gli occhi di tutti. Cioè, se voi guardate, provate ognuno di voi, ognuno di noi a chiedere a noi stessi, quello che noi consumiamo sull'arco della settimana, presa comunità di riferimento, quanto corrisponde a questa dimensione, voi scoprite che buona parte del nostro consumo è riferito a questo. Perché per mangiare si spenderebbe pochissimo. Per acquisire 2.300-2.400 calorie al giorno ci vorrebbe poco. Eppure, pensate al discorso sulla qualità del cibo. La qualità del cibo non soddisfa un bisogno, direi, nutrizionale, eccetera. Ma attraverso la qualità, e allora c'è tutto il discorso, adesso poi con l'Expo che ha come tema quello del cibo, eccetera, esprime una certa cultura. Io mangio il tortellino non perché è anche buono, ma ci sono tante altre cose buone, ma perché devo veicolare una certa concezione della convivenza umana, sociale e così via. Ma dicevo, questa anticipazione rimase lettera morta. Ci sono voluti circa 3 decenni, oggi, a partire dalla fine degli anni 90, questa idea di Georgescu è stata appunto ripresa. Questa è una prima. Una seconda novità, oltre questa, di cui ho detto, e questa è molto importante, è legata a quel fenomeno che oggi va sotto il nome di voting by wallet. Non so se l'avete mai sentito. Il voto col portafoglio. Voting by wallet. Il portafoglio si chiama voto. E questa è veramente una cosa straordinaria. Allora, qual è l'idea? L'idea è che, facciamo un passo indietro, John Stuart Mill, il grande economista e filosofo inglese della metà dell'Ottocento, nel suo libro Principles of Political Economy, per la prima volta introduce il concetto di consumer sovereignty, cioè la sovranità del consumatore, per la prima volta. Ma siamo nel 1848. E dicono, tu sei matto, quindi vattene per i fatti tuoi. Cioè, come sempre, chi gioca troppo d'anticipo non viene compreso. I profeti hanno sempre avuto vita dura proprio per questa ragione. Ma lui aveva intuito quello che oggi si sta verificando. Cosa vuol dire sovranità del consumatore? Cosa vuol dire che il consumatore è sovrano? Vuol dire che con il suo potere di acquisto, ognuno di noi, in quanto consumatore, può mandare messaggi alla produzione del tipo: a me non va che tu produca quel bene in quel modo, distruggendo l'ambiente, sfruttando gli operai, eccetera. Quindi io ti boicotto, cioè non compro quel tuo prodotto e compro il prodotto di un altro, oppure rivale o anche di un'altra categoria. Questa è l'idea del voto col portafoglio, cioè dire che è oggi la forma più avanzata di democrazia. La forma oggi più avanzata di democrazia non è quella tradizionale, di andare a votare ogni 4 anni, e questo vi spiega la disaffezione, perché ognuno di noi va a votare e poi scopre che il proprio voto non costa niente, perché dopo decide il solito gruppetto e così. Ma la forma più avanzata di democrazia è il voto col portafoglio, perché ciascuno è un consumatore. Cioè, mentre non tutti si dedicano all'attività politica o partitica, tutti siamo consumatori, in una forma o nell'altra. Quindi, se noi utilizzassimo il nostro potere di acquisto in un certo modo, è chiaro che verremmo a imporre alla produzione, cioè a chi si fa carico dell'offerta, di seguire certi criteri piuttosto che altri. Allora, qui ho 2 osservazioni. Primo, la parola boicottaggio da dove deriva? La parola boicottaggio, che oggi è sempre usata, deriva da boycott, boycott. Charles Boycott. Chi era Charles Boycott? Boycott era un ufficiale dell'esercito inglese. Siamo verso la fine dell'Ottocento. L'Irlanda era una colonia dell'Inghilterra. Il re d'Inghilterra, per invogliare i suoi militari a fare bene il servizio, dava sotto forma di premi, come regalo, delle terre nelle contee. A Boycott gli era capitata la contea vicino a sud di Dublino, tra Cork e Dublino. Un bel giorno i lavoratori, coloro che lavoravano le terre di Boycott, vanno dal loro parroco, gli irlandesi allora erano tutti super cattolici,
e si fidavano dei preti, vanno dal loro parroco e gli dicono: senta, caro parroco, noi abbiamo deciso di ammazzare Boycott. E cosa ne dice? Mettetevi nei panni di sto prete. E dice: perché? Perché ci fa morire di fame. Perché lui, da buon sfruttatore, alla raccolta, no? Vendeva i prodotti e agli operai lasciava le briciole. Non ce la facciamo più a sfamare i nostri. E allora questo parroco ebbe l'astuzia di dire: se voi vi fidate di me, io vi do la soluzione, però vi dovete fidare, anche se non capite, tanto non capirete quello che vi dico. Però e loro, e lì sta in un esempio interessante, ammisero la loro incapacità di comprensione, non come gli arroganti che non capendo dice: io voglio dire la mia. Cosa vuoi dire la tua se non capisci? Devi fare un atto di obbedienza, perché voi sapete cosa vuol dire obbedire. Obaudio in latino vuol dire dare ascolto. Obbedire non è vuol dire far così, quella non è obbedienza. Obbedienza vuol dire dare ascolto, cioè ascoltare chi ne sa di più, chi sa, cioè chi di ciò di cui lui può dire e di cui tu ti fidi. Questa è l'obbedienza. Io mi fido di te e quindi io ti ascolto. E il parroco dice: voi alla fine della raccolta non dovete assolutamente comprare i beni agricoli che vengono dai campi di Borgo. E loro non capirono, però fecero così. Però dice: tutti, nessuno deve fare il freerider, cioè l'opportunista. Cosa successe? Che Boycott non poteva vendere. Andò dal re d'Inghilterra e disse: tu mi hai dato il terreno, ma io non ci guadagno niente, perché patate, l'avena, le cose che si ne non mi rendono niente. E il re gli disse: no, amico, io ti posso regalare il terreno, ma non potrò mai obbligare i consumatori a comprare se non vuoi. Risultato che Boycott abbandonò le terre, le quali vennero poi divise tra gli agricoltori e tutti vissero felici e contenti. Da allora è venuta fuori la espressione boicottaggio, perché altrimenti la parola boicottaggio non ha mica significato, se voi fate l'analisi della radice, perché era il cognome di questo. Chiusa la parentesi. Ebbene, il consumo, il voto col portafoglio, che viene chiamato anche consumo critico, è la grande novità di questo periodo storico, che è cominciata circa 30-40 anni fa, prima non esisteva. Cosa vuol dire consumo critico? Che l'atto del consumo è un atto moralmente significativo. E guardate, questa è una delle cose importantissime da far capire ai giovani, perché i nostri giovani ancora non lo sanno, anche gli adulti. Però uno dice: gli adulti vengono dal periodo di formazione precedente, e invece bisogna dirlo, cioè quando noi consumiamo noi facciamo un atto morale. Perché? Perché ieri non era così, perché ieri si consumava, abbiamo detto, per soddisfare bisogni, quindi eravamo necessitati. Oggi quel che consumiamo non è per soddisfare bisogni. Chi ti ha detto di comprare questo vestito? Anzi, potevo prendermi un maglione se volevo ripararmi dal freddo. E quindi, nel momento in cui io esercito col mio potere di acquisto una scelta di consumo, io compio, ripeto, un atto moralmente rilevante. Ergo, se io so che tu mi vendi un prodotto che è stato ottenuto violando diritti umani fondamentali, e nonostante che io lo sappia, lo compro, io sono responsabile moralmente come chi l'ha prodotto. E se uno è credente, commette peccato. Peccato che va denunciato, poi se uno non è credente fa quello che vuole. Però voglio dire, non può dire: ah, io che colpa ne ho, l'ha fatto lui? No. Se non lo sapevi è un altro discorso, ma se tu lo sai e compri, è come il ladro, quello che tiene la scala al ladro. Dici: io non sono andato in casa, bravo, però gli hai tenuto la scala, quindi tu sei corresponsabile tanto quanto lui. Questo, vedete, è una novità di questi ultimi decenni che sta avendo un successo enorme, enorme, soprattutto tra i giovani. Soprattutto tra i giovani. Faccio alcuni esempi. Sapete che cosa sono i cash mob? Il cash mob è nato 3 anni fa in America e oggi è diffuso. Il cash mob, non esiste la traduzione in italiano, noi in Italia è partito 1 anno e mezzo fa,
per protestare contro le slot machines, il gioco d'azzardo. Sta avendo grandi successi. E le 5 imprese italiane che gestiscono il gioco d'azzardo, le macchinette diaboliche, hanno una paura terribile. Non hanno paura del governo, della polizia, tanto li corrompono tutti, ma hanno paura di queste forme. Cioè, è nato il primo cash mob, è avvenuto a Torino, a Milano, a Roma, sì, e adesso anche in Sicilia. Cioè dire, gruppi di persone, facendo circolare con internet l'informazione, si rifiutano di andare a comprare il caffè o la brioche in quei locali che ospitano le macchinette e vanno, e lo dicono, vanno a comprare il caffè dall'altro. Quindi molti stanno rinunciando alle macchinette, non perché gliel'ha imposto qualcuno, ma perché non riescono a vendere. È vero che ospitando le macchinette ottengono soldi per l'affitto del luogo, però quello che ottengono è inferiore alla diminuzione dei ricavi dovuta. Perché è chiaro che si sparge la voce, questo qui evidentemente è un'attività che avviene su base locale, nel quartiere, nella piccola cittadina, si dice non andate lì perché lì, quello lì fa soldi in questa maniera rovinando la gente, e sapete, no, che ormai gioca la dipende. Questo è un esempio, ed è nato in America, eh? Questo tenetelo presente. Un'altra forma è quella del cosiddetto consumo critico. Conoscerete il caso della Nike, è un caso classico, tutto è nato diversi anni fa. La Nike faceva delle scarpe da ginnastica, la Reebok faceva i palloni, ponendo nei paesi tipo Pakistan e India, facendo lavorare i bambini al di sotto di giù, senza la maschera, quindi il mastice inalato bruciava i polmoni di questi bambini. Quando due ONG, organizzazioni non governative, l'hanno saputo, hanno sparso l'informazione via internet e nel giro di pochi mesi la Nike aveva perso 2/3 delle quote di mercato. La gente non comprava. E a Nike la quotazione di borsa ovviamente è calata, ha dovuto far marcia indietro, chiedere scusa, rimborsare i danni, che nel frattempo però è rimborsare quello che si può rimborsare della vita di una persona. E questo era il caso Nike. La Reebok simile. L'altro caso ancora più interessante è stato quello della Nestlé alla fine degli anni 90. La Nestlé andò a fare una campagna di marketing in Africa dicendo alle donne africane: donne, voi non dovete allattare al seno i vostri bambini perché il vostro latte non è nutriente. Dovete dargli il latte in polvere, perché nel latte in polvere ci sono le vitamine e le proteine, e diventano forti i vostri bambini. Nel giro di 6 mesi morirono 400.000 bambini. Perché? Perché il latte in polvere va diluito nell'acqua, lì l'acqua non è potabile, gastrite, gastroenterite acuta, diarree varie, questi muoiono. Anche lì i governi locali zitti lo sapevano, perché erano stati corrotti, l'hanno saputo delle organizzazioni non governative, parte la campagna, eccetera, eccetera. Questi sono, potrei continuare, ma non c'è bisogno che continui, ma ce ne sono moltissimi di questi esempi, che mostrano esattamente oggi che cosa? Che l'attività di consumo, oggi, non ieri, a seguito della componente espressiva, è lo strumento più efficace di democratizzazione del mercato e di umanizzazione dell'economia. Se riuscite a far capire questo, è la cosa più. Perché la gente non ci pensa, pensa ancora al consumo come un'attività obbligante, obbligata. Invece non è così, non è così. Il punto è che bisogna far conoscere, ecco questo. E siccome i mass media sono tutti pagati evidentemente dalle grandi multinazionali, non vengono. Però, ecco la grande novità di internet, basta che uno lo sappia, fa circolare l'informazione e il risultato. Il che vuol dire che oggi il consumo ha acquisito da 30-40 anni a questa parte una nuova dimensione nella storia che vi ho brevemente ricapitolato, e cioè quella di attività economica che mira a trasformare il sistema. È bello questo, eh?
far capire. Poi dopo la gente non lo farà, però intanto mettere la pulce nell'orecchio dei giovani, come sono i vostri, guardate, è fondamentale, perché se lo ricordano per il resto della vita. Portategli gli esempi, con un po' anche di fotografie, eccetera. Sono tutte cose che esistono in rete. Queste colpiscono l'immaginazione più di tante prediche, più di tanti, diciamo, discorsi a vanvera, eccetera, eccetera. Ed è questa la ragione per cui oggi il mondo dell'impresa,